Bene Alberto, come sai questi video, queste interviste sono rivolte ai ragazzi che frequentano un po' il nostro sito internet e che magari ambirebbero a fare una carriera come aerografisti, come custom painter alcuni o anche altre arti inerenti al custom in generale. E quello che mi piace fare alla fine di ogni intervista, quando incontro persone importanti con una caratura come la tua, e chiedere se hanno qualche consiglio per questi ragazzi, sia per quelli che incominciano oggi, che magari ti vedono come, chi lo sa, magari una meta inarrivabile, un riferimento, o per chi già magari fa questo lavoro, come potrei essere io o tanti altri, e che vorrebbero in qualche modo migliorarsi. So che i tempi sono cambiati rispetto a tutto quello che ci hai raccontato, però ci sarà sicuramente qualche cosa che non cambia, quindi magari le persone non cambiano, i metodi non cambiano. Hai qualche suggerimento da dare per motivare questi ragazzi? Io penso che uno dovrebbe in partenza avere le idee chiare su una cosa, che sistema, che metodo vuole usare. Cioè, sì, naturalmente parliamo di fotorealismo, che è quello che Quindi faccio tu io, parli di insomma. fotorealismo. Certo, poi Sì. magari bisogna anche fare un po' degli esperimenti, immagino, no? Prima di trovare Sì, io in quello che effetti, può essere. quando ho cominciato, pensavo di dover utilizzare le maschere, per Ecco. esempio, no? Ho provato, mi ricordo proprio la prima roba, ho provato a fare con una sigaretta e quindi ho tagliato il coso, ho tagliato la carta, ho tagliato l'impiallacciatura del tecnigrafo, perché non. E poi ci ho messo sotto quello, quando l'ho riposizionato mi è venuto male. Quindi il mio apprendistato alla mascheratura è durato un'ora. Avevo detto io questa Anche roba tu qua, da autodidatta, sì, autodidatta. E mi avevano detto appunto come si fa: si fa così, tu fai la maschera, eccetera. Io a parte la maschera la facevo con un foglio di carta Fabriano, cioè prendevo un foglio di carta, tagliavo il foglio. Ma per me era una cosa che mi sembrava, quando tu hai voglia di prendere e disegnare, no? Allora nel sistema a mano libera, che io vi dico già in partenza, perché poi tante volte, non so, ti dicono tu copi, ecco, il fatto di copiare, beh, è insito, nel senso che nessuno vuol fare l'artista che inventa le cose, forse magari qualcuno è anche capace, ma insomma, generalmente quando si fa fotorealismo si fa una cosa che somiglia perfettamente una foto. Per farlo somigliare perfettamente, che sia una faccia, una bottiglia, qualsiasi cosa, una macchina, e devi partire da una foto. Poi ci magari fai delle sono, composizioni, come ci no, hai certo, ci sono delle raccontato. composizioni, anch'io ne ho fatte diverse composizioni, che adesso col computer è più facile perché te le prepari. Io, cioè, facevo il proiettore, disegnavo fino a un certo punto, poi lo spostavo, mettevo un'altra cosa, la mettevo addosso e vedevo di. Ho fatto un ritratto di Villeneuve così, in cui la macchina si interseca con la sua faccia, no? E un quadro di questi l'ho regalato alla moglie di Villeneuve, Però. insieme al. Sì, c'era una manifestazione dove l'avevano invitata, e io ho portato questo regalo. Ma soprattutto lei è stata colpita da questo, ma ha anche detto che la foto che avevo scelto di Gilles era la foto che lei aveva in casa, perché era quella che gli piaceva di più. E gli ho regalato anche un foulard di seta di quando facevo le cose, che c'era un lupo. E lei mi ha chiesto se potevo insegnargli ad aerografare. Addirittura. Sì, e io gli ho proposto il capannone. Ho detto però, cioè, non è che ti puoi fermare. Cioè, un giorno io per Almeno 3 giorni insegnarti e non si mangia, gliel'hai non si detto? mangia, no? E lei, vabbè, forse pensava così, però era interessatissima, è stata contentissima di questo foulard. Spero che ce l'abbia ancora. E quindi cosa consiglieresti Quindi a chi ti incomincia, ma stabili. al di là della tecnica, dico proprio Ah, no. in senso più ampio, un po' più generale? Sai, no, non te lo so dire perché. Tu
cominci cercando tu, è molto difficile dire come fare, ti devi un po' andare a cercare, oggi capisco che è ancora più difficile, devi andarti a cercare il cliente, il possibile cliente che può essere, non so, come nei miei tempi per esempio c'erano le Harley Davidson che erano le moto che prettamente si prestavano all'illustrazione. Oggi non è più così, perlomeno per quanto riguarda l'illustrazione, disegno, c'è più tu puoi grafica. Quindi lo so, è difficile, ma la prima cosa non è più forse come quando facevo io, facile disegnare tu per conto tuo e poi cercare con un disegno tuo. Dovresti forse farti conoscere un po', perché anch'io quando poi sono andato anche all'inizio all'Harley Davidson, però sono arrivato lì perché conoscevo uno che faceva i caschi e quindi era l'aggancio, e un po' così, ecco. Beh, non voglio tirarti fuori una risposta, però tra tutte le cose che mi hai raccontato un comune denominatore che io ho colto è la tua tenacia, cioè il fatto di prendere e andare in Ferrari a parlare con questo che ti aveva detto no, tu non lo puoi fare, dal fotografo famosissimo, e non ti sei spaventato del fatto che fosse famoso, tu sei arrivato umilissimo e hai detto guarda io vorrei fare, e poi gli hai fatto vedere che sì, però non è una foto, è un disegno, o già dal fatto stesso che non ti sei arreso quando ti serviva quel dettaglio e sei andato a Monte Carlo, o in altri aneddoti che mi hai raccontato che se avremo tempo racconteremo, dove comunque tu alla fine sei arrivato al punto, cioè questa roba qua però scusa Lorenzo, è vero, però tu puoi fare questo quando sei un po' padrone della tecnica, quindi secondo me la prima cosa che devi fare per essere un aerografista è imparare ad aerografare, perché tu puoi andare a proporti, e però devi proporre qualcosa, devi proporre un lavoro, quindi devi essere già bravino, no? Certo. Perché tu puoi andare da quel... Ho un amico che adesso ha cambiato lavoro, verniciava condotte per... con delle vernici speciali, delle condotte di olio, di petrolio, che cosa nel deserto. E adesso è andata male e... si è messo, venuto qui, io ci conoscevamo già, ad aerografare le biciclette. Cioè, un'altra cosa, è grafica, però voglio dire, lui già maneggiava bene l'aerografo, cioè già, quindi devi impadronirti dello strumento. Okay. Per andare a cercare... Questo è il primo punto, il primo passaggio. Devi essere padrone dello strumento. Poi, ecco, puoi fare grafica, puoi fare fotorealismo, puoi fare... quello che vuoi, e puoi spostare questa cosa sul... ecco, si usa, una volta adesso non si usano più, si usavano i foulard, io dipingevo i foulard, adesso no. E però avevo sempre quella tecnica, no? Cioè io ero padrone della mia tecnica e poi potevo fare, non so, posso anche illustrare la stanza per i bambini e sì, andarmi a proporre per fare illustrazioni su una cameretta. Ma però secondo me la base è che devi scegliere un modo, che può essere, se vuoi fare questo genere che faccio io, può essere usando le maschere oppure andando a mano libera, però devi essere padrone dello strumento per andare a proporre, che tu voglia fare dei caschi. Quindi molto esercizio stai dicendo, di seguire eventualmente, non so, dei corsi, magari di affidarsi o di... Guarda, col corso sì. Non devi aspettarti quando esci dal corso di essere bravo, non certo, sei bravo, assolutamente. Però salti almeno un anno di puttanate, no? Cioè, perché tu... noi la definiamo una scorciatoia fondamentalmente. È vero, perché se no tu, anche nell'acquisto delle cose, no? Perché sbagli aerografo, perché dopo tu quando vai a fare così, vabbè, ma tu hai preso un aerografo, non so, adesso ci sono varie sigle per gli aerografi. Ma tanto questo sono con i cinesi perché costano $30. Ecco, ho sbagliato perché se tu compri, questa è una cosa che direi fondamentale. Spesso quando mi chiedevano, vabbè, io usavo quello, il VJR, che non era neanche una cosa costosa, però poi adesso il VJR non c'è più, no? Però
e mi dicono: io vorrei cominciare però con un aerografo da poco perché ancora sono agli inizi. È sbagliatissimo, perché tu non saprai mai se poi non sei capace, ed è colpa dello strumento, se pigli una geofega cinese che funziona male, tu puoi stare lì, ma se quello non ti fa una riga, non ti fa il getto che puoi regolarlo perché facilmente, omogeneo, eccetera, tu dici: io sono un asino, perché quello come fa a fare quello? Perché quello c'ha un'ibata e tu c'hai un, non lo so, c'hai un'altra cosa. Quindi questo, andando in un corso, ti viene suggerito che cosa devi vedere e quantomeno ti viene anche indirizzato in un certo tipo di aerografo. Io dico, non so, adesso io non ho idea dei costi, ma non ti devi spaventare se un aerografo costa 500 euro e dici: allora piglio quello da 30 euro. Se tu hai un aerografo ottimo, puoi star sicuro che le prestazioni che tu darai dipendono, se non sono buone, dai tuoi difetti e non da lui. Perché se tu in partenza non sai, perché magari già hai scremato un dubbio. Esatto, perché se no tu continuerai a chiederti: ma se io avessi una... cioè quelli lì, ma quelli hanno gli aerografi, quelli buoni, e per forza che io non sono capace. Invece magari sei incapace, tu. Ma lo puoi controllare se c'hai un buon strumento. Quindi secondo me la cosa è comprarsi, andare a fare un corso e farsi consigliare su quali sono gli aerografi migliori che possono andare, magari da costi nella stessa marca, probabilmente, non so, nell'Ibata, che è uno dei, credo, migliori, l'Eclipse, non so, ci saranno dei costi, sa quello che costa tantissimo, quello che ha un costo medio, però di indirizzarsi sempre presso un buon aerografo. Altra cosa, parliamo del compressore, perché spesso viene sottovalutato, perché molti si comprano il compressore di marca, che è una fabbrica di vapore, perché sì, non so, uno di quelli che vade, non mi vada, qual è che fa uno di questi affarini che fanno un rumore infernale, se lo usi per un'ora e mezza alla fine ti esce solo acqua, e lo paghi, non lo so, 250 euro, che tu magari con 450 euro, che uno dice: ma tanto così, se vuoi lavorare bene prendi un Werther, che compressore penso tra i migliori che ci sono. Io c'ho il Werther anch'io, ho sempre usato quello, e c'hai una cosa che almeno ti elimina un problema. Devi avere un serbatoio, perché adesso, vabbè, quindi dici, ritorniamo sulla tecnica: se tu non hai il serbatoio, quel poveretto del compressore deve lavare continuamente, certo, si riscalda, certo. E ti fa acqua e ti scalda l'olio e ti manda i vapori dell'olio dentro nel colore. Quindi ecco, l'attrezzatura anche quella, ma chi ti può consigliare? Quello del corso, chi ti tiene il corso. Tu non sai niente, non puoi andare, apri internet e ti compri, a seconda del prezzo, un compressore. Direi che in partenza è corso, e comunque pensa che ti serve un buon compressore e un buon aerografo, perché se no, senza di quelli non vai da nessuna parte. Il compressore è spesso sottovalutato, e invece il compressore, se è buono, ti elimina un sacco di problemi. Assolutamente. Io sono uno che, io ho il migliore che esiste, cioè il Werther con 680 watt, 24 litri. Ma lo usi da quanti anni? Oh, l'ho sempre usato, e di là è nuovo, no? Cioè è un oggetto, un carro armato, no? Cioè fatto, lo imitano, hanno provato a imitarlo, ma come il Werther non ce n'è, forse è quello più costoso che c'è, ma quello ti dura tutta la vita. Cioè, quindi corso necessario se tu vuoi cominciare, ti risparmi un anno e mezzo di stupidaggini, e ti eviti, perché se vai in un corso serio ti consigliano che attrezzatura devi prendere. Essenziale, ma l'essenziale è l'aerografo e il compressore già in partenza, quelli li devi avere e devi spendere un po' di soldi. Non guardare solo, perché a volte uno dice: ma lavoro in casa, accendi uno di quelli cinesi, arrivano quelli dal quinto piano, perché fanno un casino terribile, e avere un compressore silenzioso, sì, tantissimo, di avere un silenzioso con un serbatoio di buona marca,
Che quindi hanno un aerografo decente. È l'aerografo decente, adesso io... Guarda, con 150-200 euro già compri, esatto, robe che ti possono bastare per fare veramente... Oh, il Bugea costa 150 euro, non è che... cioè, io sempre... Assolutamente. Uno ha scritto, se quello lì riesce a fare quelle cose con quel cacciavite, che il Bugea era considerato un aerografo... insomma, la serie fasce. E quindi ecco, quindi tu fondamentalmente dici, ok, un bel corso, l'attrezzatura giusta, poi cosa, nel momento in cui tu impara una tecnica ovviamente affinala, e poi ti puoi poi puoi vedere, non so, mi viene in mente ma tante cose. Conosco uno che disegna sulle racchette, cioè, sulle racchette da tennis, no? Sì, sì. Ma noi nei nostri open day mostriamo tutti i campi in cui ci si può, esatto, esprimere, no? Con l'aerografo. E quindi... infatti nel fare i corsi ti facilita nell'indirizzarti. Oh, noi conosciamo una persona che è campata tantissimo, fa le immagini dei morti sulle tombe. Ah, io una volta ho fatto per mio zio, ha chiesto mia zia. Cioè, sì, sì. Ci possono essere tanti, però devi essere già, perché se poi tu vai da chiunque e gli dici io sto a fare questa cosa qua, vorrei proporre... È sicuramente un percorso. Io quando ho incominciato facevo delle robe mediocre, poi con l'andare del tempo ho acquisito clienti. Certo, ma accorci se non vai da nessuno, sei spaesato, non sai che cosa comprare di niente, quindi rischi di spendere un sacco di soldi che poi... sono buttati via, certo, no? Assolutamente. Anche per esempio, non so se prendere un aerografo da iper, come dire, molto sottile, oppure uno medio, no? Perché credo che ci siano, certo, le sigle, un po' come ci sono, io conosco il VGR, che ho sempre usato quello, quindi però degli altri magari non ti conviene prendere quello di iper precisione. Certo. Che c'è, infatti non lo consigliamo mai, non so, l'Ivantage Super Micron, ecco, quello puoi fare le zampe delle formiche, però magari è inutile, no? Perché con un altro più lo stesso preciso, ma puoi fare delle capiture, delle cose, no? Un po' più così. Alberto, un'ultima domanda che volevo farti prima. Abbiamo parlato di tutti questi quadri, di tutte queste esecuzioni dedicate al mondo automobilistico, piloti, via dicendo, ma io so che ultimamente ti sei spostato verso altri campi, qualche ritratto un po' influenzato dalla musica. Vuoi, prima di concludere, qualche accenno? Sì, ma diciamo che, allora, devo dire che io da ormai 5-6 anni non disegno più. Okay. E quindi invecchiando, ragazzi, ho 78 anni, complimenti. E non riesco più a fare questa roba qua, e quindi è come se mi avessero tagliato un braccio, e quindi il mio fatto di indirizzarmi più alle facce, anche se ho cominciato a farle prima di smettere di fare le macchine. Però insomma, in parte io oggi una macchina non riuscirei, oggi non riuscirei, perché poi adesso sono tanti anni che non uso più l'aerografo, che poi invece l'anno scorso, 2 anni fa, ho provato un'altra cosa, no? Che poi ti faccio vedere in separata sede, ti faccio vedere un confronto tra questa cosa fatta con l'aerografo e con la matita che non avevo mai usato. Ma quando uno ha talento, Alberto. No, secondo me il mio sistema di riporto, no? con la proiezione. Perché una volta... Raccontami dei ritratti, dopo mi racconti questa cosa. Ritratti un po'... Ma questi proprio li ho fatti per passione. Ma cioè, chi ritrai? Che cosa ritraggo? Ma nel mondo della musica, perché adesso... Da un po' di anni, non da adesso. Giulia è tanto tempo che segue Branduardi, tanto tempo da quando lei aveva 11 anni. Quindi, insomma, parliamo di tanto, anche se è ancora giovane, ma
voglio dire. E quindi da quando stiamo insieme mi ha trasmesso questo amore vero per un poeta come Angelo Branduardi, e lo seguiamo quando possiamo dovunque. Lei è diventata fotografa ufficiale del sito suo, però. Angelo recentemente, noi conosciamo tutti quelli della band, io faccio le riprese filmate nei backstage? No, proprio dei concerti, quando andiamo, sì. Lei si è anche, Giulia, adesso poi te lo faccio vedere, non so se hai visto il braccio di Giulia. Sì. Ah, sì, ecco. E lei ha il ritratto di Angelo con tutte le sue tematiche su tutto il braccio delle varie canzoni di Angelo. E io ho voluto fare un omaggio alla band di Angelo Branduardi, a tutti i suoi ragazzi, e quindi ho regalato un ritratto a ognuno di loro. Che bello. Ci ho messo tra lui e tutti gli altri 2 anni. E insomma, fare il suo è stato veramente per i capelli, insomma. Certo. Perché, e tu l'hai visto quello di Angelo che c'ho di qua in studio? Adesso lo mandiamo anche in sovraimpressione. Quello in bianco e nero. Quello che ha regalato a lui però è a colori. E agli altri ragazzi non ho regalato a colori perché, cioè, effettivamente ci vuole molto più tempo, no? Quindi, e poi ho provato a fare, vabbè, vari attori. Clint Eastwood è il mio preferito, è molto tempo quello disegno, ma ne ho venduti un paio, no? E poi io mi affeziono adesso, no? E quindi non mi piace venderli, i ritratti di Clint, dopo vi faccio vedere, ce li ho qui in studio un paio, Tuco, Sentenza, Lee Van Cleef, ecco. Ho fatto un po' queste cose, ma non le ho fatte per vendere, le ho fatte per regalare. Loro, a tutta la band, ti devo dire che siamo molto affezionati a tutti loro. Pensa che il batterista, che è fantastico, Davide Ragazzoni, in un concerto, non mi ricordo dove, in una piazza enorme, e loro mentre fanno il sound check, noi ci mettiamo dall'altra parte della piazza per non disturbare, e Giulia ha regalato prima del sound check a ognuno di loro il filmato del concerto precedente. Finito il sound check, noi vediamo Davide che scende dal palco, attraversa la piazza, e a un certo punto c'è la piazza molto grande. Che a un certo punto dico: Giulia, ma Davide sta venendo proprio qua da noi. Infatti arriva e gli consegna le pacchette. Senza. Cioè, abbiamo appeso tutto. E sai, è bello andare lì, che vengono lì, ci viene il chitarrista che ha sostituito quello che c'era prima, che era il chitarrista di... è stato il chitarrista della... Di, sì, Michele Ascolese era il chitarrista di Fabrizio De André, era Bertè, insomma, cioè, noi parliamo di, non per quanto riguarda la musica italiana, e noi eravamo in viaggio di nozze, siamo andati a vedere un concerto a Montalcino, dove per la prima volta questo chitarrista che c'è adesso sostituiva il chitarrista ex De André, che è stato con Branduardi tanto tempo. E poi non stava bene, quindi è salito questo, che è ancora lui, quindi sono passati dal 2013 a oggi, cioè questo qui. E non so, noi gli facciamo le foto, lui cioè quando dirà una sua foto ci fa dei saluti insieme. Quando arriviamo lì, vengono giù dal parco, ci vengono, oppure anche dal retroparco, ci vengono, ci danno il pass per poter fare le foto, sì, andare, sì, da... no. E ci piace seguire questa cosa qua, quindi io ho fatto questa. Una volta, pensa, un altro musicista che si chiama Mimmo De Tullio, che ha una voce straordinaria,
E l'abbiamo conosciuto perché siamo andati a vedere Michele Ascolese, che era il chitarrista di André, in un concerto in un teatro a Verona, mi pare, no? Vicino Verona. E io avevo regalato, ho fatto un ritratto a Mimmo De Tullio mentre suona la chitarra. E loro fanno il concerto, Michele Ascolese e Mimmo De Tullio, due chitarre, voce. E a un certo punto, durante la pausa tra una canzone e l'altra, lui ferma lo spettacolo e dice: vi volevo far vedere il ritratto che mi ha fatto una persona che è qui tra voi. Oh, e mi ha chiamato sul palco. E mentre andavo sul palco, dice: poi Alberto c'ha buon gusto, si è sposato una, e c'era Giulia che era lì a fare le foto. E sono andato sul palco, ha preso questo disegno, vabbè, il pubblico non vedeva niente, è venuto a farlo vedere. Vabbè, insomma. Insomma, Alberto, ti ringrazio. Quest'oggi è stato veramente un viaggio, come ti dicevo prima, fuori onda, di 50 anni, 40 anni, 50 anni che hanno ripercorso la tua vita, la tua carriera, la tua arte, le tue esperienze, i tuoi aneddoti. Ce ne sono tantissimi ancora che io ho avuto il piacere di sentire, non riusciamo a raccontare. Certo. E è stato davvero un onore. Grazie mille davvero. Grazie a te, grazie, grazie, grazie Lorenzo. Noi ci conosciamo da talmente tanto tempo e questa cosa è tanto tempo che la dovevamo fare, sì, sono contento anch'io. Sì. Tra l'altro ti ringrazio pubblicamente perché lui ha fatto proprio l'apertura del mio libro, il mio primo volume, e per me è stato un grande onore, e porto quella giornata nel cuore, davvero, è stato davvero un piacere. Per Hack Academy, l'Accademia dell'Attitudine Custom, è tutto con Alberto Ponno e la sua grandissima arte. Ciao ragazzi, grazie.